Oggi si parla molto di idealismo, ma nella nostra civiltà è qualcosa di abbastanza logoro, perché il vero idealismo si ha soltanto quando si può essere consapevoli che, come stabilendo una forma di culto, si porta un mondo spirituale in quello terrestre, così si innalza nello spirituale soprasensibile qualcosa che nell'elemento terreno si è visto e si è imparato a riconoscere e comprendere, elevandolo a ideale. Quando celebriamo il culto, portiamo nell'immagine permeata di forze l'elemento sopraterreno. Ci innalziamo con la nostra vita animica, nel soprasensibile, vivendo spiritualmente e idealisticamente un'esperienza nel mondo fisico, e imparando a sentirla come se fosse sperimentata nel soprasensibile, tanto da dirci: quel che hai percepito nel mondo dei sensi diventa subito vivente se lo elevi a ideale. Diventa vivente compenetrandolo nel modo giusto di sentimenti ed impulsi volitivi. Se riempi di luce volitiva tutta la tua interiorità, mettendoci entusiasmo, idealizzando la tua esperienza sensoria, percorri il cammino inverso di quando occulti il soprasensibile nelle forme del culto. Da Formazione di comunità di Rudolf Steiner, editrice antroposofica.